io ci sono stata 10 anni, ma non mi ricordo niente. Quindi andiamo a vedere. Stavamo guardando che è fatto molto bene qui, perché ci sono tutti questi totem illustrativi con gli itinerari di visita, tutti i luoghi di interesse, con scritto anche dove si è, dove c'è il pallino rosso. Noi adesso siamo al parcheggio, siamo appena arrivati. Abbiamo trovato tra l'altro questo sito che si chiama visitbertinoro.it, dove ci sono degli itinerari interessanti, centro storico ad esempio. Noi siamo ai piedi della rocca, quindi abbiamo scelto questo, altrimenti ce ne sono anche altri, il borgo, con tutto proprio indicati, i luoghi di interesse, le vie, e secondo me è molto utile. Adesso siamo ai piedi della rocca, questa qui è la porta detta Porta del Soccorso, perché nel 1172 le truppe di Bertinoro uscirono in soccorso di Ancona, che era assediata dall'esercito imperiale. Siamo arrivati all'astrodo della Vendemmia, che è qua dal 2001. Sono stati praticamente esposti 7 pannelli illustrativi, 7 telepermanenti, realizzati da 7 pittori locali, dove appunto viene rappresentata la vita della vigna e del vino. Una terrazza bellissima in Piazza della Libertà, si vede tutto il panorama. Invece qua alle mie spalle c'è il Palazzo Comunale con la torre, solo che oggi non riusciamo a vederla dentro perché è chiusa di domenica, è aperta solo negli orari in cui è aperto il comune. Qui c'è il Duomo a fianco. Questa qui è la colonna degli anelli, dove ogni anello rappresentava una famiglia benestante di Bertinoro. Ed è stata fatta perché gli abitanti si litigavano su chi doveva ospitare i pellegrini e gli stranieri che arrivavano nel borgo. Quindi hanno fatto questa colonna per risolvere il problema, e in base a dove lo straniero agganciava il suo cavallo, quella era la famiglia che l'avrebbe ospitato.